Ciao a tutti, sono Mondo dello Spettacolo, benvenuti alle ultime notizie di oggi. Elettra Lamborghini nelle ultime ore si è presa un gran bello spavento. Ora è a letto e ha aggiornato i fan sulle sue attuali condizioni di salute. Ecco come sta adesso, l'acclamata cantante si è sottoposta al tampone perché ha temuto di essere stata contagiata dalla nuova variante Omicron del Covid-19, ma, a quanto pare, il problema di salute è di tutt'altra natura. Tutti i followers che seguono le vicende professionali e personali di Elettra Lamborghini sono preoccupati per l'artista, che, a quanto pare, ora è a letto. Scopriamo che cosa è accaduto, Elettra Lamborghini, la foto che ha lasciato senza parole i fan. Elettra Lamborghini ha coltivato da sempre la passione per la musica. Dopo aver collaborato alla realizzazione del brano intitolato Lamborghini dei rapper Due Pecheno e Sfera e Basta nel 2017, si è fatta conoscere da un pubblico sempre più ampio. Così 2 anni più tardi le è stato chiesto di diventare uno dei 4 coach della trasmissione The Voice of Italy 6, insieme a Morgan, Due Pecheno e Gigi D'Alessio. Alla fine del mese di giugno dello stesso anno, ha pubblicato, con la label Universal Music, il suo primo disco, dal titolo In Studio Twerking Queen. Da quel momento è diventata una delle regine della pop music italiana. In quest'ultimo periodo è alle prese con gli appuntamenti musicali previsti per questa rovente estate 2022, la sua è una stagione estiva ricca di impegni. Eppure negli ultimi giorni qualcosa l'ha fermata. A quanto pare si tratta di un problema di salute. Scopriamo che cosa è successo alla seguitissima cantante, Elettra Lamborghini nelle scorse ore ha pubblicato un'immagine su Instagram abbastanza insolita, con un cerotto post puntura e la didascalia Finally. Le condizioni di salute della cantante, successivamente l'artista ha condiviso una storia che la ritrae a letto, mentre abbraccia il suo cagnolino. Attraverso la IG Story la cantante ha raccontato che sta male. In base ai sintomi di cui sta soffrendo, aveva pensato di aver preso, nuovamente, il Covid-19, ma dopo essersi sottoposta al tampone ha scoperto di essere negativa al virus. Tuttavia le sue attuali condizioni di salute non sono ottimali. Ha la cistite, il raffreddore e il mal di gola. Per questo motivo si sta sottoponendo ad una cura con farmaci antibiotici. Tutti gli affezionati followers di Elettra aspettano notizie sui risvolti della situazione, sperano di poter ricevere quanto prima news su una sua pronta guarigione, così da rivederla presto sui palcoscenici di tutta Italia. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video.